questa per questa volta. Questa dovrebbe essere la presidenza. Sì, okay. Come la riconosci, come lo sai, come lo sai. Oh. Allora, questo era destra, sinistra, su. Su, poi cosa possiamo mettere? Dobbiamo, io metterei tipo uno slide che possiamo fare tipo questo. Qua. Ma non possiamo farlo domani. Dall'altra parte. Dai, dobbiamo provare. No, no, io ho paura del mondo. Cleo, Cleo, oh, cosa è stato? Cleo, vieni, aspettate, ho la torcia. Un attimo. Ok, sì. Io ho paura. Sì, stavo solo controllando. E sono saltata nel corrente. E come fai a rimettere la luce allora? Andiamo nel contatore e tiriamo fuori le dette. Ma non ti è mai successo? In realtà un sacco di volte, infatti. Sì. Poi tu dovresti essere l'uomo e proteggerci. No, infatti volevo dire dove. Ma sai Cleo dove si trova il contatore? Sì, credo che sia nella presidenza. No, ci vai tu, poi là tutto buio, tutto grande. Ok, ma ho la torcia. Ehi, guarda, ho la torcia. Ma che c'è, mamma? Sono io. Io non entro in presidenza. Dovete calmarvi. No, attaccatevi. Sto perdendo la pazienza. Stiamo attaccati. No, per i capelli. Ma se ci scoprono? Io voglio essere bocciato. I fantasmi non esistono. La bocciatura sì, però. Perché dovresti essere bocciato? Perché sono entrato in presidenza. Per tirare su il contatore. Sai che non si possono toccare quelle cose perché è molto pericoloso. Lo possono fare solo gli adulti. La mamma mi ha detto che posso prendere la corrente. Sì. E lo toccherò io. Volete stare al buio qua dentro tutta la notte? No, ok. Prendi la scossa. Ok, però io vorrei del buio, quindi andiamo. Ok, aspetta. Piano, per favore. Ok. Mamma mia. Ho sentito qualcosa di dietro. Piano, ok, siamo in corridoio. Sì, ho capito che siamo in corridoio, ma non è possibile che in tutta la scuola non ci sia la luce. Ma è sempre stata così in questa scuola. Stiamo andando al contatore perché non c'è luce. E se qualcuno si è nascosto negli armadietti? No. Hai sentito? No, è lo spiffero del vento. Questo l'ho sentito, ma magari qualche uccello è battuto. No, mi sembra che è un cubano. È un animale molto più grosso. Andiamo ad accendere la luce. Forza. Ancora? No. Ci siete? Sì, ma Cleo credo che non abbia avuto la sua idea. È tutto ok. No, non è tutto ok perché io non sto pagando niente. No. Giuro sulla testa di Cleo ti faccio copiare tutti i compiti per non ci fare del male, ti prego. Forse ce lo stiamo solo immaginando. È un po' strano questo rumore, quindi è solo nella nostra testa. Andiamo avanti. Ai nostri banchi. Perché? Se siamo in classe. Se fosse sotto la cazzo. Andiamo a vedere. Magari c'è la via d'uscita. Lo voglio stare io qua sotto. Lily? Io credo di saper leggere, però forse ho bisogno che qualcuno legga per me. Perché non so se sto leggendo bene, forse sto sbagliando, se non ci vedo. Mi fa un po' paura. Perché Cleo cosa dice? Cosa c'è scritto? Perché c'è scritto che vi vedo. Come? Non credo di aver sentito bene, cosa c'è scritto? Vi vedo? Sì. E se non vedi? Cleo? Non vedo niente, dove siamo? Ok. Aia! Cos'è stato? Sicuramente una strega, non lo so! Ascolta, qui dentro è tutto buio, io non vedo niente, tu ci vedi? Ho capito. Invece che illuminarmi me, illumina dove stiamo camminando. Sì, così. Perché Cleo? Perché un po' di spazzetto? Qualcuno ci ha lanciato una palla. Qualcuno chi? Questa è una palla da baseball.
Cleo, credo che questo posto non sia sicuro. No, per favore andiamo via, per favore andiamo via. Cleo, mi soffio iniziare così, ti giuro che i protagonisti non sono finiti molto bene. E come sono finiti? No, che dobbiamo scappare! Aiuto! Lasciatemi! Ok, ragazzi. Ok, secondo voi dove siamo? Ragazzi? Ragazzi, dove siete? Vuoi uscire da questo tavolino? No. Perché siete sul pavimento? Perché? Perché è più sicuro. Perché è più sicuro? Perché... Perché me ne faccio! Non ci possono prendere un po' come quando vai a dormire che ti copri con le coperte, che così i fantasmi non possono entrare. Io non ho capito niente, però dico come lei. Ok, mettiamo qua per terra. Non ci riusciamo a muovere. Ok. Non riusciamo a raggiungere il contatore. Ok. Però io la pianta la porto con me per sicurezza. E così la... Basta, per favore, piantagliela tu. Alcune cose sono molto strane. Lo capisci anche tu, Leo? Io forse so dove è la presidenza. Sì, dove? Credo di qua, ma... No, guarda che secondo me è di là. Dici? Basta, basta. Perché io sento dei rumori di là e quindi... Ok, al mio tre. Ok, allora facciamo così. Al mio tre, andiamo in presidenza. Ok? Uno, due, tre. Andiamo da Romeo, per favore, andiamo da Romeo. Io okay. ho paura. Ho sentito dei versi strani e Romeo non ci ha più risposto. E la presidenza non è sicuramente da quella parte. Perché sei così convinta che non sia di là? Romeo è andato di là. Ma noi siamo arrivati da là. Ok, forse è il momento di separarci da Romeo e cercare di trovarlo dopo. Quando si accenderà la luce, lui sarà ad aspettarci in classe. Siamo venuti qua perché volevamo perché proprio... Perché così il vostro gioco riusciva. Infatti. No, perché tanto nel nostro club la yeye paura non esiste. Lili, dove sei? Buio. Beh, comunque... Non è stato divertente? No. Mi dispiace.